Grazie Presidente, ecco ora mi sento, mi sentite, mi vedete e intervengo brevemente appunto per rassegnare, per dare il voto positivo del Movimento 5 Stelle e sul punto mi appoggio a quanto detto sia dal consigliere Fassina e dal consigliere De Priamo, insomma l'importanza di questa delibera, l'importanza di questo tipo di delibere, come detto precedentemente dai colleghi, è palese agli occhi di tutti. E non è un caso appunto che sia la mozione che sia la votazione in commissione è passata all'unanimità dei presenti, perché tutti quanti noi ci rendiamo conto dell'importanza strategica che questa deliberazione sia da un punto di vista geopolitico e internazionale ha per la città di Roma. Quoto quanto detto per quanto riguarda che servirebbero più di queste delibere che portino insomma più prestigio a Roma, certo è. Mi discosto e non reputo corretto accomunarle ad altri tipi di attività, altri tipi di assegnazione che ci sono state in passato. Si è parlato di Olimpiadi, ma le Olimpiadi, insomma, se non si vuole dare ragione a questa maggioranza per quanto riguarda le Olimpiadi, insomma, io chiedo quantomeno di dare ragione alla storia per quanto riguarda quel tipo di eventi che portano tutt'altro che prestigio se non debiti e quant'altro. Volevo semplicemente intervenire brevemente perché si è fatto un parallelo a un altro tipo di attività e su quanto sta accadendo in questi mesi in Commissione Patrimonio relativamente appunto agli affidamenti e per quanto riguarda appunto le concessioni di beni immobili strumentali, o meglio facenti parte del patrimonio indisponibile di Roma Capitale. Ecco, diciamo che non mi piace quando viene detto che ci si cela, ci si nasconde dietro i regolamenti per non fare politica. Ecco, io credo che la situazione che ci occupa qui quest'oggi e le situazioni invece che si stanno dibattendo in Commissione Patrimonio che toccano altre vicende hanno poco in comune, in quanto qui si parla di un'assegnazione, di una concessione a un ente praticamente istituzionale. Mentre in quella sede si parla di un altro tipo di concessioni, un altro tipo di cose, quindi a terzi privati, e quindi non, se, dal mio punto di vista non bisognerebbe mischiare le mele con le pere per quanto mi riguarda. Detto questo, credo che sia difficile aggiungere altro alla discussione, insomma, sia il voto all'unanimità della mozione che in commissione. Danno per una volta, raramente, insomma, una visione unitaria, insomma, su questo tipo di proposta. Grazie mille, Presidente.